Meno di un mese all'inizio del campionato, squadre in piena preparazione atletica e lo spettacolo del futsal è già pronto a esplodere con le prime amichevoli stagionali. Al Palapergola si sono affrontate due formazioni lucane che militano nei campionati nazionali. Il Potenza di coach Sant'Arcangelo che si prepara al campionato di Serie B e l'Orsavigiano di mister Rispoli in rodaggio prima del grande butto in Serie A2. Vincono, come nei pronostici della vigilia, i Valdagrini per 1-0 con un gol dell'italo-brasiliano Bavaresco, ma i rossoblù di casa si fanno apprezzare per personalità ed entusiasmo, che finiscono per annullare quasi la categoria di differenza. Ma in questo momento i risultati lasciano il tempo che trovano. Al Palapergola il presidente dell'Orsa, Domenico Siviglia, racconta il suo stato d'animo alla vigilia di un torneo prestigioso dopo 11 anni di gavetta e sacrifici che hanno portato la squadra neroverde dalla Serie D alla Serie A2. Descrivibile perché siamo partiti 11 anni fa a fare l'inizio del futsal, del calcio a 5. Oggi ci ritroviamo con una sfida non indifferente, voglio dire. 11 anni di sacrifici, di lotta. L'Orsa si chiama Orsa perché siamo nati a Sant'Arcangelo. Poi abbiamo cambiato vari nomi perché ci hanno ospitato in tanti paesi. È il secondo anno che si chiama Orsavigiano. E quindi cercheremo di onorare anche il campo di Viggiano calcisticamente parlando. È un campionato difficile anche perché è un girone, faremo 4 volte in Sicilia, 4 volte in Calabria, mi sembra, 1 volta a Napoli, in Puglia, quindi è in Basilicata col Bernardo, quindi è un campionato tosto, come si suol dire. Il DS Gaetano Todaro spiega il mercato dei Valdagrini e cosa bisogna aspettarsi dalla sua squadra. In realtà noi avevamo già chiuso la campagna acquista a luglio, avevamo fatto già la rosa, però negli ultimi giorni per motivi di lavoro sono venuti a mancare Piliero e lo giudice, e quindi a quel punto almeno uno lo dobbiamo rimpiazzare. Con calma, tanto diciamo c'è tempo fino al 17 ottobre, però sicuramente un'altra pedina la prenderemo. Il Viggiano sicuramente è una matricola, però sulla roster dell'anno scorso abbiamo cercato di mettere gli innesti giusti per fare un campionato più o meno tranquillo. Poi nel calcio, sai, non c'è logica, quindi tutto può succedere. Anche per il Potenza sarà un debutto assoluto nei campionati nazionali. Il presidente Salvatore Mancusi è pronto a tuffarsi nella nuova realtà tra valorizzazione dei giovani e un colpo al petto per i tifosi di casa con l'arrivo del brasiliano Zé Renato. Sono abbastanza fiducioso, diciamo, abbiamo cercato di creare un giusto mix di qualcuno un po' più esperto insieme a giovani promesse potentine. È un acquisto importante, di spessore, insomma, il curriculum parla da sé. È sicuramente un giocatore che ci può dare una grossa mano sia dal punto di vista dell'esperienza che anche per far crescere questi ragazzi di buone prospettive. E la prima giornata sarà subito derby col Senise. E il destino ha voluto che ci incontrassimo in questa prima giornata di Serie B, quindi ripartiamo da dove dovevamo finire. Faccio un in bocca al lupo anche a loro, perché sono una società comunque amica, e li aspettiamo a palazzetto la prima giornata.